Il Palazzo Bianco, nella capitale Colombo, dove fino a pochi giorni fa abitava il presidente dello Sri Lanka, ora è occupato da migliaia di manifestanti che gridano, cantano cori e si tuffano nella piscina presidenziale. Le immagini assurde e quasi festose dell'insurrezione nella capitale singalese nascondono però la disperazione dei cittadini, affamati da una crisi economica senza precedenti, uno Stato fallito e ormai senza leadership, e da una storia di nepotismo e corruzione che viene da molto lontano. Nell'episodio di oggi Paolo Salom, della redazione Esteri, racconta in che modo una famiglia al potere abbia portato lo Sri Lanka sull'orlo del fallimento e come la pandemia e la guerra in Ucraina abbiano dato all'isola asiatica il colpo di grazia. Io sono Francesco Giambertone e questo è Corriere Daily di mercoledì 13 luglio, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Paolo, la crisi economica dello Sri Lanka ha una storia piuttosto lunga, che tra poco ti chiederò di spiegarci. Intanto, puoi raccontarci perché si è aggravata così all'improvviso? Fondamentalmente, questo paese, che una volta era conosciuto come Ceylon, questa isola meravigliosa, tropicale, che si estende come una goccia oltre la punta dell'India, nell'Oceano Indiano, non ha più valuta estera per pagare il debito estero. Quindi a maggio è entrata ufficialmente in default. Naturalmente il default è soltanto l'ultima di una serie di disgrazie che ha colpito l'isola negli ultimi anni, ma quello che ha spinto una marea immensa di persone di tutti i ceti sociali, di tutte le etnie a occupare il palazzo presidenziale è l'esaurimento del carburante. La crisi energetica, scatenata anche dall'invasione russa in Ucraina, è stata quindi la miccia per l'insurrezione. Ma lo Sri Lanka ha pagato molto anche l'assenza di turisti in questi due anni e negli ultimi mesi la crisi del grano. Fino a febbraio poco meno della metà del frumento importato dal paese arrivava proprio da Russia e Ucraina. Pandemia e guerra, sì, hanno aggravato le condizioni di vita dei singalesi. Ma la realtà è che questa crisi arriva da lontano. Questa crisi è una conseguenza di due fattori. Il potere immenso di una famiglia su tutto il paese, ultradecennale, e l'idea che bastasse inventarsi una modernizzazione, una riforma delle condizioni economiche e delle infrastrutture potesse semplicemente avviare una crescita economica virtuosa tale da pagare i debiti contratti per fare tutto questo. Cioè, a un certo punto le persone al governo hanno tentato di riformare il paese spendendo una montagna di soldi che non avevano. Stiamo parlando dei membri della famiglia Rajapaksa. Ci racconti chi sono? La famiglia di cui parlo è la famiglia Rajapaksa, che è una famiglia molto influente nel paese sin dall'indipendenza, una famiglia di proprietari terrieri, dunque con grandi ricchezze a disposizione e con una volontà di acquisizione del potere che ha portato il capostipite, cioè il padre del presidente Rajapaksa e dell'ex primo ministro, che è il fratello di Gotabaya, cioè Mahinda Rajapaksa, questo capostipite ha costruito la fortuna della sua famiglia suddividendo i figli nelle varie branche dello scibile, dunque facendogli studiare le cose adatte poi a esercitare un potere diffuso. Allora, per esempio, Gotabaya, l'attuale presidente, dopo la laurea è entrato nelle forze armate ed è diventato tenente colonnello prima di entrare in politica. Il fratello Mahinda invece si è occupato di economia e così via. Altri fratelli, sorelle, parenti, zii, cugini, tutti i Rajapaksa dello Sri Lanka avevano un ruolo politico più o meno importante. Il loro potere si è affermato in particolare dopo la guerra civile durata dal 1983 al 2009. Per più di 25 anni la minoranza tamil, di origine induista, del nord, e la maggioranza buddista del sud del paese si sono fronteggiate con scontri e uccisioni. Poi che cosa è successo?
Nel 2009 questa guerra civile arriva al termine perché Mahinda Rajapaksa, allora è il presidente, riesce a sconfiggere i Tamil con una offensiva durissima che solleva senz'altro le proteste della comunità internazionale, ma proteste che non servono a nulla, ci sono stragi, ci sono battaglie feroci e alla fine i Tamil sono sconfitti. Tutto questo trasforma i Rajapaksa in eroi della nazione. La loro presa sulla popolazione è tale per cui possono fare quello che vogliono. E a questo punto i fratelli maggiori della famiglia Rajapaksa, cioè Gotabaya e Mahinda, che spesso si sono scambiati i ruoli di primo ministro e presidente e per brevi periodi sono finiti anche all'opposizione, che cosa decidono di fare? Decidono di sfruttare il momento e imbastiscono un programma di riforme e di modernizzazioni delle infrastrutture a debito, prendendo a prestito appunto miliardi di dollari sui mercati internazionali e soprattutto da un paese che è la Cina. La Cina negli anni diventa il paese principale di riferimento dello Sri Lanka, tanto che oggi su 7 miliardi di dollari di debito estero che ha il paese e che non riesce a ripagare, ben 5 di questi 7 miliardi lo Sri Lanka li deve proprio alla Cina. Tutte le infrastrutture costruite in questi anni dallo Sri Lanka ora sono finite di fatto sotto il controllo della Cina. Il governo singalese ha tentato di convincere Pechino a rifinanziare il debito, ma senza riuscirci. Qualche giorno fa il presidente Gotabaya Rajapaksa ha addirittura telefonato a Vladimir Putin per chiedere una mano sulle forniture di petrolio, anche qui senza esito. E quindi, nelle ultime settimane, come è evoluta la situazione per la popolazione? Man mano si sono svuotati gli scaffali, i blackout sono diventati sempre più frequenti, moltissime persone hanno perso il lavoro perché oltre a questa situazione c'era ovviamente la pandemia e poi la guerra che hanno praticamente azzerato l'unica voce che poteva risollevare in qualche modo il paese, cioè il turismo, e dunque siamo arrivati a questa situazione in cui la popolazione, avendo fame, è scesa per le strade. Il presidente Rajapaksa ha annunciato le dimissioni che saranno formalizzate oggi e i manifestanti hanno detto che fino ad allora non lasceranno il palazzo. Il primo ministro Ranil Wickremesinghe ha già lasciato l'incarico e la sua abitazione è stata incendiata. Adesso che cosa possiamo aspettarci che succeda? Gotabaya Rajapaksa ha fatto sapere che, come richiesto dalla folla, si sarebbe dimesso. Una volta che i Rajapaksa si saranno tolti di mezzo, questo non significherà affatto che lo Sri Lanka sarà libero dalla loro influenza, perché la presenza di questa famiglia nei gangli del potere è ultradecennale, quindi non ci sono solo i due fratelli più eminenti, che peraltro ora sono in fuga, uno su, dicono, su una nave della Marina Militare, l'altro nascosto in una base militare. Insomma, noi non sappiamo che cosa accadrà. Si parla di un possibile governo di unità nazionale che dovrebbe sedersi a un tavolo con il Fondo Monetario Internazionale per ottenere un prestito di almeno 4 miliardi di dollari. Questi soldi dovrebbero servire a far arrivare nel paese prima di tutto cibo, medicine e carburante, che al momento, come abbiamo detto, mancano. E poi, sempre che tutto questo succeda, quale futuro attende lo Sri Lanka? I singalesi hanno di fronte a loro anni e anni di ristrettezze. C'è solo da augurarsi che tutto questo non alteri così profondamente gli equilibri interni, che sono politici ma sono anche etnici, spingendo i vari gruppi, fondamentalmente i buddisti da una parte e gli induisti dall'altra, a riprendere una guerra, perché domani i Tamil potrebbero dire: noi abbiamo sofferto, abbiamo capitolato di fronte all'offensiva della maggioranza della popolazione, ma ora la situazione è tale che non abbiamo più nulla da perdere e quindi potrebbero riprendere le ostilità. Auguriamoci di no, auguriamoci che lo Sri Lanka riesca a uscire da questa crisi, ma certo ci vorrà molto 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 tempo. Grazie Paolo Salom. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it.
Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari. In redazione Francesco Giambertone. Produzione di Carlo Annese. Editing audio di Giulia Pacchiarini. Montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi.